15.30, siamo tornati a Occupy DJ, io sono Andres. Valentina, ovviamente come sempre. Come sempre, ci immaginiamo voi che quando inizio a Occupy, noi abbiamo il conto alla rovescia, ok, 10, 9, e vi immaginiamo voi che siete lì a casa vostra, magari avete mangiato, siete sul divano, svaccati. E impazzite per parte la sigla tarantolati. Come facciamo noi in realtà. Come facciamo noi del resto, ma non lo potete vedere. No, è vero, non lo potete vedere, magari metteremo uno speciale sul sito un giorno di noi che balliamo tarantolati. E le vostre madri si chiedono, ma cosa sta succedendo? Ma che cosa vi ho dato da mangiare? E voi dovete dirgli, Occupy DJ tutti i giorni alle 15.30 su DJ TV. Lei è molto peggio. Lei. Vediamo poi, come sempre, dopo le nostre chiacchiere iniziali, le notizie del giorno. Vediamo. Via. Che inizio scoppiettante oggi, hai visto? Siamo tarantolati, ci ha gasato. Allora, dunque, partiamo con una notizia che riguarda il cinema, ma non il cinema nel senso dell'industria cinematografica. Il cinema nel senso il cinema, quello di Brindisi, per esempio, il multisala, dove si sono intrufolati da sopra, da un lucernario, tra domenica e lunedì, e si sono sgraffignati tutto l'incasso del weekend del film di Checco Zalone, Sole a Catinelle. Quindi in questo caso i ladri hanno fatto soldi a Catinelle, si sono accaparrati più di 100.000 euro. Popolo incivile! Però, insomma, la prima volta che il multisala ci perde dei soldi nel trasmettere un film. È vero, non si è mai sentita. No, perché di solito, insomma, con le Coca-Cola a 18 euro al chilo, i soldi non ne perdono, invece a sto giro. E invece a sto giro ci sono riusciti. Adesso parliamo di un'altra notizia, sì? Perché io per raggiungere la più quotata su Twitter, la reginetta che detiene più followers in assoluto, ne ho di strada da fare. Innanzitutto potrei iniziare ad iscrivermi a Twitter. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un inizio. Perché l'account è già un primo passo. Esatto, perché Katy Perry è la più seguita su Twitter, ha ben 46 milioni e 600 mila followers. Una cifra astronomica. Ed è davanti a tanti altri artisti come Justin Bieber, che è secondo, ne ha 100 mila in meno di lei, seguita da Lady Gaga, poi c'è Barack Obama al quarto posto, e verso l'ottavo invece c'è Rihanna. Solo al quarto posto, Barack Obama. La cosa divertente è che, tra l'altro, Katy Perry dice di non usare molto i social, quindi sarà una di quelle che postano, che ne so, ogni tanto 600 retweet, per esempio, quelle cose lì con 46 milioni di fan, immagino di sì. Io sai che non apprezzo molto Twitter, però tu ancora meno di me, perché proprio manco. Io non capisco il meccanismo, devo ancora entrarci. E non è molto user friendly, diciamo, un attimo capire poi tutti quegli hashtag lì. Sì. Cioè, mi sembra un po' di essere mia nonna che guarda Twitter a volte, che non capisco cosa c'è scritto. Esattamente. Dunque, passando invece a un'altra notizia, parliamo di tacagni, perché tale Mark Parisi, che sarà protagonista questa sera dello show Extreme Cheap Skaters, che è uno show della TLC, un'emittente americana specializzata in roba un po' trash, per esempio da lì arrivano format come Sepolti in Casa, per farvi un'idea. Dicevo, questo Mark Parisi cosa ha deciso di fare? Ha deciso di vendere alla ricerca scientifica una palla, cioè un testicolo. Ma non una palla. No, proprio un testicolo. Un testicolo, uno dei due, l'ha venduto per la modica cifra di 35.000 dollari. Verrà rimpiazzato da un testicolo sintetico, però lui l'ha donato per la ricerca scientifica. Sono anche pochi, Sono abbastanza pochi. Non è la prima volta che lui ovviamente si sottopone, lo stiamo vedendo nelle immagini qui dietro, dove mostra fiero tutti i camici che ha collezionato. Che orgoglio. Partecipando agli esperimenti scientifici, come quella volta. Per esempio, che voleva partecipare a un esperimento a cuore aperto che si chiama Flatline, nel quale per un minuto il cuore viene fermato. L'uomo continua a respirare, ma il cuore si ferma. Però non è stato possibile. Beh, una grande idea. Ma non è stato possibile, gliel'hanno vietato. Hanno vietato che si svolgesse questo esperimento. Oppure un'altra volta in cui ha guadagnato 5.000 dollari, pardon, perché sempre siamo in America, sottoponendosi a un esperimento per la prima volta testato sugli umani. Era un esperimento sul virus Ebola. E lui dice, perché non avrei dovuto partecipare? Tutto tranquillo. Contento. Come guadagnare 287 euro online. Magari li avesse fatti così. Invece niente. Ha dovuto dare proprio. Ma non è neanche il primo. Abbiamo anche qua in Italia la nostra Raffaella Fico, che qualche anno fa aveva messo in vendita testicolo. No. Il corrispondente femminile. Certo. Però quella volta però lì non era. Era in condizioni perfette, eccellenti. Mai usato. Sempre in box, non fumatori. Esatto. Ok, perfetto. Sai che si scrive su. E a proposito di questo argomento, se avete problemi
problemi di coppia, avete qualche dubbio sul vostro ragazzo o ragazza, non mandate l'SMS allo 028448, perché... Ho scritto Andres Valentina, scoprirai il legame che c'è tra voi. Esatto. Oh no, è andata male. Non c'è più bisogno di farlo perché... c'è Facebook che ci dà tutte le risposte. Infatti da poco due analisti hanno intrapreso uno studio con il quale sono riusciti a capire tramite la cerca di amici della coppia se la coppia appunto funziona o meno, se ci sono problemi. Sì, ecco, io ho letto la notizia oggi ma non l'ho capita molto bene, perché esatto. Dopo ci colleghiamo con l'autore Simone Cosimi, l'autore di questo articolo, che ci spiega di questa ricerca, e ce lo facciamo dire da lui, perché io ho tentato in tutti i modi di capirla ma ero un po' restio, così pensavo ancora alla notizia di quello del testicolo per 35.000 euro. E... bene, quindi prendiamo spunto da questa notizia per parlare dei problemi di coppia, delle, no? delle pause di riflessione, quella famosa formula della pausa di riflessione. Quante volte l'avrete sentita dire? Io parecchie, sì. Ma anche da terzi, sai, ho un amico che è in pausa di riflessione, quelle robe lì. E non solo, si vede anche molto nei film. Ah, si vede molto nei film e nei telefilm, nella fattispecie Sex and the City, vediamo. Sapevo che avevamo dei problemi, ma una pausa. Cosa sono? Un orribile lavoro dal quale ha bisogno di allontanarsi per un po'. Una pausa non sempre è negativa. No, andiamo, non è altro che il preludio alla rottura definitiva per me. Oh, è la cosa che ti salva dal dire delle cattiverie che poi ti vorresti rimangiare, ma che non puoi. Se anch'io mi fossi presa una pausa, non mi ritroverai a uscire con certi tizi. Ehi, ricordate quando rompere era una cosa buona? Rompere il salvadanaio, rompere l'uovo di Pasqua. Ora è rompere con un caro amico o con l'amante. E in futuro sarà peggio. Quali rotture ci saranno? Del femore. Io mi riferivo a Berger. È frustrante. Ma che devo fare? Starmene seduta ferma ad aspettare di sapere se mi sceglierà o no? Questo lo faccio già tutto il giorno come giurata. Ed è una noia. Eccoti un'idea. Perché non usi questo tempo per capire che cosa tu vuoi? Mi spiego, cos'è che tu vuoi? Oh, a me i dialoghi di Sex and the City mi creano un certo disorientamento, mi fa venire il mal di mare. Perché sono da donna. Sono da donna, ma sono velocissimi, non riesco a starci dietro. In che senso? Esatto, faccio quella faccia lì alla Mimmo così. voi avrete sicuramente sentito parlare delle pause di riflessione, e quindi vogliamo sapere da voi che cosa, Vale. Che cosa? Vediamo, la domanda del giorno è: prendiamoci una pausa di riflessione. Come reagisci a questa frase? Hashtag quelli che riflettono. Ma non nel senso che riflettono perché sono vestiti cromati, Nel senso che ci pensano, ci devono pensare, prendono dei momenti di pausa, esatto. Fermiamo tutto, stop alle telefonate, quelle robe lì. Potete scriverci invece, non potete telefonarci, attraverso Facebook, Occupy DJ, Twitter, @OccupyDJ, oppure WhatsApp, il cui numero ormai sappiamo a memoria essere... 342-8795-900. Molto bene. Cosa ne pensi tu di questa frase, Andres? Della pausa di riflessione. A me mi sembra una cosa proprio per tenere in caldo le cose, perché chi dice... dobbiamo prenderci una pausa, quello che si vuole fare i cazzi sua e fare quello che vuole. E l'altro rimane un po' come un babacchione, no? A aspettare, no? Così. Sì, è solo una scusa per chi non ha il coraggio di dire di prendere una decisione chiara, esatto. E quindi questo credo, insomma. Sì. Abbiamo detto, potete scriverci con l'hashtag quelli che riflettono. Loro invece non hanno utilizzato l'hashtag quelli che riflettono, però su Twitter hanno scritto qualcosa di molto interessante sulle pause di riflessione. Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Come siamo bravi oggi, casiamo da soli. Alla numero 5, per esempio, della Tweet Parade di oggi, riguardo alle pause di riflessione, abbiamo 969, dice: quando una donna ti dice prendiamoci una pausa, richiudi pure per sempre la zip. Allora io lo faccio in questo momento, testè. È proprio vero, mi sa, Numero 4. Bobo Sinisi scrive: ho bisogno di un periodo di pausa, voglio restare sola, degli anni 80. Potrebbe lasciare il posto al più attuale. Senti, ho un altro account. Sì, quella... stile Facebook. O un altro cellulare, sai, quelle cose nascoste. Che poi nessuno sa. Vengono fuori, anche se si usa ancora, resiste, periodo di pausa. Numero 3. Zero sia Laura, vuoi salire da me per vedere la mia collezione di un prendiamoci una pausa? Ossia Laura, dici? Sì, è un gioco di parole. Ma non mi concentrerei sul nome di questa utente. Numero 2. Lady Goodman scrive: all'epoca mia non c'erano le pause di riflessione, c'era che rimanevi vedova, citto della nonna. Perentoria, così non lasciamo scampo al dubbio, ecco. O bianco o nero. O bianco o nero, o vivo o morto, X. Esatto. Rullo di tamburi numero 1.
Zia Genio 78 dice: la fidanzata con cui sono in pausa di riflessione da 3 anni domani si sposa. Lo prendo come un no, giusto? Ma vedi un po' tu. Magari poi si prenderà un'altra pausa di riflessione. Esatto, per tornare, ma sono incatenate le pause di riflessione, no? No, se ne possono accumulare infinite. No. Sigla! Bene, adesso invece arriva il momento che esatto. Da un paio di giorni a questa parte vi stiamo proponendo, ovvero il concerto dei Muse. Esatto, perché il 12 novembre uscirà in tutti i cinema del mondo il film Concerto dei Muse, che si è tenuto lo scorso 6 luglio allo stadio di Roma. Esatto, è girato con una tecnica del tutto innovativa, il 4K Ultra High Definition, 8,8 milioni di pixel sullo schermo per inebriarvi con tutta l'atmosfera che c'è stata quel giorno a Roma, e noi vi regaliamo una coppia di biglietti per andare ad assistere allo spettacolo. Esattamente, come sia i giorni passati che quelli futuri. Esatto, dovete scriverci. Sì, sulla bacheca di Facebook e dimostrarci che siete dei veri appassionati dei Muse. E poi potete andare sul sito nexodigital.it e cercare la sala più vicina a voi per non farvi milioni di chilometri per andare a vedere il film, che comunque deve essere una bella esperienza. Quindi dopo regaliamo, più sì. Tardi. Adesso voi scriveteci. Ah, per tutti i fan, quasi dimenticavo, domenica andrà in onda su DJ TV uno speciale proprio dedicato ai Muse. Quindi insomma non perdetevelo. Dunque adesso invece abbiamo il nostro momento classico. Un momento dedicato alla musica della prima parte di Occupy. Posso leggere io i titoli? Vai. Che oggi hai scritto tu. Allora abbiamo Arctic Monkeys, i Placebo e i Muse. E oggi stiamo parlando di pause di riflessione. E ne parliamo adesso con l'autore dell'articolo, che è un giornalista di Repubblica, Simone Cosimi. Ciao, ciao Simone. Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Allora, tu hai scritto un articolo, dicevamo prima, che ci spiega che due analisti hanno esaminato i profili Facebook delle coppie, per esempio, cioè i singoli profili Facebook dei componenti di una coppia, e riescono a farne un filo conduttore. Qual è questo filo conduttore? Ma sì, hanno preso una mole incredibile di dati, 1,5 milioni quasi di contatti. Urca. E hanno, sì, da cui poi in realtà hanno generato 8,6 miliardi di collegamenti. Ovviamente solo di utenti che nei loro profili dichiaravano di essere accoppiati, insomma, questo era il punto di partenza. Loro in realtà indagavano su altro, sono due ricercatori, uno di un'università americana, uno, guarda caso, proprio di Facebook. Mm-hmm. E appunto stavano in realtà portando avanti uno studio su altre questioni, sui collegamenti fra gli utenti, eccetera. Hanno scoperto, attraverso alcuni algoritmi che hanno messo a punto, che in realtà le coppie con certe caratteristiche durano più, o meglio, hanno più possibilità di durare rispetto a molte altre. E quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche sono appunto quelle di... In realtà, insomma, la ricerca è abbastanza legata al buon senso, se vogliamo, no? Però, come dire, uno studio che confermi il buon senso va sempre bene. Le caratteristiche sono che chi introduce il proprio partner a cerchie di contatti più ampie, quindi a tutti i propri amici, la famiglia, il lavoro, gli hobby, le amicizie storiche, sì, ha più possibilità di proseguire nella storia, piuttosto che, come dire, le coppie che si limitano a una serie di contatti limitati, semplicemente pochi amici. Insomma, in realtà, se ci si apre al mondo degli amici altrui, si resiste di più. Ma secondo te, perché il team di Facebook ha sentito la necessità di fare questa analisi? Beh, il team di Facebook non direttamente, sì, c'è un ingegnere che lavora in Facebook, ma ovviamente perché, come dire, sul web, nonostante quello che molti possono pensare, nulla è gratis. E anche Facebook ovviamente ha interesse a sapere sempre più, a profilarci, come si dice, no? In gergo, cioè a capire sempre più e meglio come ci muoviamo appunto sulla sua piattaforma. Per fare cosa? Per venderci meglio la pubblicità, per costruire inserzioni più approfondite, e quindi anche, come dire, il pubblico delle coppie è un pubblico importante sulla piattaforma. Io avevo un dubbio leggendo il tuo articolo. Mi è sembrato di capire anche che più si hanno interessi in comune, vabbè, ovviamente, come il buon senso hai detto tu, ci ricorda, meglio la relazione andrà. Non è solo una questione di quanti amici si hanno, ma di quanti interessi in comune. Certo, sì, senz'altro, anche perché poi gli amici, in fondo, se andiamo a vedere su Facebook, corrispondono a
ai nostri ambiti di interesse, no? Cioè abbiamo appunto, come dicevo prima, gli amici della palestra, piuttosto che del calcetto, piuttosto che della scuola, e quindi passione uguale un certo gruppo di amici. La coppia che regge bene è la coppia che condivide in qualche modo tutte queste cerchie di amicizie, ma dove ovviamente ciascun membro della coppia mantiene una sua, come dire, un suo ambito di autonomia, questo sempre, senza certo. dubbio. Oggi noi stiamo parlando di pause di riflessione, allora ci chiedevamo come si vivono le storie d'amore, anche le rotture, appunto le pause di riflessione attraverso il social. Immagino un vero dramma. Relazione complicata. Un vero dramma, soprattutto appunto se si sono seguiti i consigli che abbiamo appena detto, paradossalmente. Nel senso che poi disintossicarsene sul web non è facile. Io consiglio di creare dei gruppi, no? Dei gruppi, dei sottogruppi che, su Facebook, in modo da non dover poi il giorno dopo la rottura o la pausa o il via a questa pausa dover eliminare uno stillicidio, un'eliminazione cercare, dell'amico, la nonna, sì. il cugino o il nipote. Create dei gruppi di persone fidate a cui volete indirizzare esclusivamente alcuni contenuti, foto, status, eccetera. Esatto, perché tanti ancora non lo utilizzano questa funzione. E questo è importante anche dal punto di vista della privacy, bisogna dirlo. Sì. Insomma, Facebook degli strumenti li dà, non li promuove moltissimo, ma li dà, usiamoli. Va bene, grazie mille. Grazie mille, Simone. Grazie Simone, ci risentiamo grazie prossimamente. In bocca al lupo. Ciao, grazie a voi. Noi allora continuiamo a parlare di pause di riflessione, ma lo facciamo dopo la pubblicità. Adesso vediamo cosa ci avete scritto attraverso Facebook, Twitter, sì, e vediamo WhatsApp. La domanda che è: prendiamoci una pausa di riflessione. Come reagisci a questa frase? Hashtag quelli che riflettono. Molto bene, vediamo un vediamo po'. Vediamo le vostre risposte. Vediamo. L'importante dopo le pause di riflessione comunque è sempre lavarsi da le mani. Da Twitter, Alessina 1996. Cosa fai? Rubi Twitter. Vai. Quelli che riflettono risponderei: senti, le pause le prendi solo con il tuo cervello, io non sono un videogame, è finita. Questa drastica, è perentorio, drastica, ci sta. Bravo. Vediamone un altro. Da Facebook, Elisabeth Lombardo, sono molto affezionate le nostre occupiers. Sono io che lo dico, quindi non so gli altri come rispondono. Certo è sicuro che non è mai positivo, c'è sempre qualcosa sotto. Sì, ma se sei tu che lo dici, cioè ti stai dicendo che sei subdola? Cioè stai ammettendo... Sei scavata la fossa da sola. Vediamo se ce n'è ancora uno. Sì, da Twitter, VT Killer scrive: questa frase mi fa pensare che bisogna prima riflettere sulle cose e successivamente esprimersi e non il contrario. Vabbè, certo, il classico controllare che il cervello sia attaccato prima di parlare. Esattamente. Adesso invece, Vale? Sì. Parliamo di stile oggi, ovviamente lo faremo con la nostra esperta del settore che è Sara Jane. Ed è per questo che ti cedo la parola. Sì, direi di sì. Anche se oggi ho un tocco di classe, ti piace? Andres. Piace? Non so se tutti lo vedono. Vabbè. Settimana scorsa abbiamo parlato del cambio dell'armadio, visto che siamo in pieno autunno e sta per arrivare l'inverno. E oggi invece parliamo delle mode, di ciò che andrà nella prossima stagione. Degli hype, per usare una parola tecnica. Allora vediamoci un filmato che ci racconta hype vecchi e nuovi. Your heart. Eccoci qui di nuovo nel caldo studio di Occupy DJ, bentornata Sara Jane. Bentornata, ciao. Quando si parla di moda, stile e tendenze, tu sei la nostra esperta. Allora, abbiamo visto questo filmato che un po' ci faceva vedere degli hype. Innanzitutto, che cosa vuol dire hype? Sì, hype per dire trend, per dire quella cosa che vedi su tutti. Cioè, non lo so, entri in un negozio, vedi un oggetto che ti piace, una cosa che
se gli che vuoi spendere i soldini, però dice il conto in banca piange, oppure non mi serve. Un mese dopo, due mesi dopo, c'è il 90% di Milano, della città che frequenti, insomma. L'hype è proprio quella roba lì, il trend che vedi 8 persone su 10 sedute su una metro hanno proprio quel pezzo lì, ce l'hanno tutte. È come una domanda un po' tecnica fuori dal mondo della moda. Quando la domanda si alza, il prezzo scende anche nella moda o no? Me no, anzi, il contrario direi. Cioè la domanda si alza, però il prezzo sale, sale ancora di più. Ah, molto bene, questo per sapere, no? Questo per tenermi ancora più lontano dal mondo della moda. Allora, abbiamo visto qualche hype del passato anche. Sì, assolutamente. Direi che quello che più mi ha scioccato quest'anno è stato, cos'era? L'inizio, prima dell'estate, primavera, sentivo un po' di attrazione verso gli occhiali a specchio, appunto. Non li ho presi, arrivata l'estate, porca miseria, non c'era, non ti potevi girare, che tutti avevano gli occhiali a specchio. Ti potevi girare che tutti. Ti vedevi riflesso dappertutto. Ovunque, ovunque, ma di tutti. Poi effettivamente sono molto bellini, cioè super colorati, ci sono di tutti i colori. Detto ce li hanno tutte le stars. Tutti quanti. Vabbè, però l'occhiale a specchio, cioè come dire, è un must, ma non è proprio di quest'anno. È troppo top. È tanti anni che c'è l'occhiale a specchio, è un po'. Sì, vabbè, è andato e tornato, solita forse cosa, l'esplosione ciclico. L'ha avuta però quest'anno. L'esplosione è stata, esatto, è stata proprio quest'anno. Invece un hype del futuro, visto che questo è ormai passato? Secondo me è una cosa che avete già notato sui miei piedi, esatto. Appunto, secondo me è un PVC. Ho notato che ci sono sempre più, appunto, oggetti trasparenti sulle sfilate, fuori dalle sfilate. Sui blog di alcuni street stylers, insomma, si sono già viste. Però il boom, secondo me, ancora non c'è stato. Tutto in PVC, tutto trasparente, da appunto i calzini, alle borse, alle scarpe, a ce ne sono. Oggi non hai le tue scarpe solite. Non ho messo, guarda, ero in crisi stamattina. L'unico giorno che non mette le scarpe trasparenti è il giorno in cui si parla calzini, di scarpe trasparenti. Mi sono venuti incontro. Perché anche grandi però marchi. Anche il glitter va molto, Dici? La stiamo un po' accomodando qua. No, anch'io lo uso. Ma tu cosa ne vuoi sapere? Io niente, allora mi trago fuori da questa cosa. Vai pure. Comunque sì, ma anche dal momento in cui appunto Church ha fatto per le signorine un paio di scarpe trasparenti, Church è un marchio molto molto classico, dice ok, forse l'estate prossima sarà l'estate del tutto in PVC. Io non vorrei dire una fesseria, sai che metto sempre le mani avanti, ma ho visto anche delle Dr. Martens trasparenti. Bravissimo, esatto. Sì, non sono proprio Dr. Martens, secondo me sono una rivisitazione, cioè sono una copia fondamentalmente, però insomma però il loro trademark, quello. Esatto, il fatto che siano trasparenti. E altre tendenze della prossima stagione? Secondo me sono, delle prossime stagioni, che si vede attualmente sono le scarpe Duilio a coda di rondine, ovvero quelle con la codina sopra, non so se hai presente. Quelle, qua. Esattamente. Al punto che stanno nascendo aziende che si concentrano solo esclusivamente su quello, tipo le licee Francio, che abbiamo visto l'anno scorso. Io dico riflettenti. Ci sono un po' di tutte le tinte, iridescenti. Sì. Guarda, se posso scommettere, prima o poi usciranno anche con un paio trasparenti. E da uomo non le fanno queste scarpette? Sì, sì, assolutamente, sono unisex. Sì, ma mi ci vedi, mi sembrano le scarpe da bullying. A me, dunque, noi... Perla e porci, guarda. Andiamo, ma ce la farai magari prima di fine stagione. Dunque, adesso continuiamo con un'altra ospite che si chiama Ela Siromaschenko, che ha fatto della moda e della sua sartorialità una vera e propria professione. Vediamo. Cheating now.
abbiamo visto questo video che ci mostra quanto la moda sia diffusa sulla rete e di come si può comprare attraverso la rete gli ultimi capi. Esatto, è proprio di questo volevamo parlare con Ela Siromaschenko. Ciao, benvenuta. Benvenuta. Ciao, bentrovati. Perché lei ha fatto proprio, come dicevamo prima, sì, del web il suo negozio, perché non aveva fondi per aprire un negozio vero, allora sul web ha cominciato a vendere quello che vende. Di cosa ti occupi tu, Ela? Allora, io faccio e vendo abiti di ispirazione vintage, soprattutto stile anni 50, anni 60. Mm-hmm. Sono un po' abiti da cerimonia, mezza cerimonia, damigelle, balli di fine anno, eccetera, eccetera. Tu in realtà hai studiato tutt'altro all'università, sì. Che cosa hai studiato? Io ho studiato marketing come laurea, poi un master in pubblicità e pubbliche relazioni, un dottorato in scienze della comunicazione. E poi però... la sua grande passione era sì, un'altra probabilmente, era a quanto pare. Il cucire, il realizzare abiti, perché poi li realizzi proprio tu. Sì, sì, sì. Ti sei creata un piccolo studio in casa, giusto? Esatto, e come è successa la cosa? Sono arrivata a Milano per uno stage di ricerca per il dottorato, mm-hmm, e anche per essere col mio fidanzato alla fine del 2011. Poi ho finito il dottorato a settembre di 2012 e poi ho cercato di trovare lavoro nel mio campo, però sì, non l'ho trovato questo lavoro. E nel frattempo, perché avevo questo hobby del cucito, facevo i vestitini e a ottobre ho aperto questo piccolo negozietto su Etsy. E ho trovato il nome del mio brand, Lochka, e ho iniziato a vendere poco a poco, però alla fine è diventata la mia attività. E Sara Jane, a proposito di Etsy, quanto sono importanti i siti di e-commerce e di moda per i veri appassionati? Ma sono importanti per tante cose, sono importanti perché è utile trovare cose di tendenza a basso costo che ti vengono spedite a casa se magari non ho poco tempo, ma sono anche utili anche come siti per ricerca di tendenze, perché come si sa sono una forma di pronto moda più pronto che mai, quindi il momento che una cosa si può giustificare, si può nominare come trend, lì sei sicuro di trovarlo. Esatto, e quali sono i siti principali? Ma io guardo spesso Yoox, guardo spesso ASOS, Classic, Nastigal è anche molto utile per appunto quella cosa dei trend. Segnateveli, Nastigal, poi c'è Shop Pop e poi vabbè, non è un negozio online, però un buon vecchio style.com, insomma c'è tutto, dalle news di moda più importanti di più peso alle tendenze che nel momento vero o male trovi, esatto. Ela, tu invece ci hai detto dove hai iniziato a venderli, tu e poi ti sei creata anche un eBay store, quindi tutto tu? No, il mio store non è su eBay, è su Etsy. Etsy è una piattaforma che è appunto dedicata al handmade, al vintage e ai materiali per le creazioni. E usi Etsy anche per acquistare i tuoi capi personali? O se ne usi altri. Esatto. In questo periodo non compro tanti vestiti, devo confessare, me li faccio da me quando riesco, quando non riesco. Questa fortuna, tu. Sì, però non tanto. Sì. Quando non riesco uso quelli del mio stock. Perché ci vai pesante con le creazioni, cioè a volte sono troppo difficili da realizzare? Diciamo che è un processo continuo di istruzione, perché imparo man mano che vado avanti. A volte ricevo degli ordini per delle cose che sono un po' più diverse di quelle che ho già fatto e secondo il livello di difficoltà dico va bene, lo faccio, riesco a farlo, però imparo mentre lo faccio, oppure dico per ora non è possibile farlo. Diciamo, certo, il challenge però è sempre presente, in Ela. Ma ogni giorno. Il web non è solo un canale di vendita, mettiamola così, perché abbiamo visto che pullulano i fashion bloggers. Tra un po' che te. Un po' intraducibile poi fashion blogger. Fashion bloggers. Sì, fashion bloggers sono le giornaliste di moda per eccellenza del web, diciamo. E fanno, insomma, campano scrivendo, dandoci news di moda. In realtà adesso c'è anche un po', ci vendono anche delle cosine effettivamente, sì. Cioè sono sempre articoli un po' così e, sì, cioè ottimo piattaforma per osservare, guardare, pubblicizzare, studiare tendenze, vedere cosa sta succedendo, cioè sono ovunque, sono sparse endemicamente nel mondo della moda. Vediamo invece il brand Lochka come utilizza il web, vediamo. Once I had love and it was a guess. Do we do, but do we do, soon turned out. Had a heart of glass. Do we do, seemed like the real thing, only to find much mistrust.
love's gone behind. Il tuo, Ela, è un one woman business, cioè fai tutto, sì, quanto tu? Tutto da sola. Cioè, il tuo studio com'è composto? Facci capire. Allora, il mio studio è praticamente il mio soggiorno di casa, che è allestito proprio come un laboratorio. Cioè, c'è il mio taglio, il mio tavolo per il taglio, il tavolino delle macchine da cucire, che sono tre. Un manichino, i faretti per le luci, per fare le foto, macchina fotografica, computer che uso appunto per amministrare il negozio online e tutto quello che mi serve per svolgere questa attività. C'è pure un muro intero pieno di scaffali, sono tutti pieni di tessuti. Il tuo ragazzo è contento di vedere la partita della domenica con i fari da 200 watt in faccia? Il mio ragazzo non è proprio un appassionato del calcio, che è una cosa tipica per un italiano, però. Ti è andata bene, ti è andata Sara, bene. Sara, come definiresti lo stile di Ela? Ma secondo me è un bel vintage bon ton, appunto, come diceva lei, 50-60. Immagino appunto che, come dicevi prima, vendi tanto in oltreoceano, no? Esatto, perché occorrenze si prom. Usano Praticamente io vendo di più negli Stati Uniti, poi nell'ordine dell'importanza, diciamo, come numero di vendite c'è Australia, c'è il Regno Unito e poi vabbè, qualche vendita ho fatto anche in Giappone, Singapore, Slovacchia, Irlanda. In Italia un po' meno invece. Tutti in i posti Italia. In cui bisogna volare sopra l'acqua per arrivarci. È i tuoi figli sì, devono po' fare sì, questo sì. tragitto. Lunghi viaggi. Il tuo paese d'origine è la Romania. È? La Romania. Sì. È vero che c'è un po' un pregiudizio per quanto riguarda questo tipo di commerce in Romania? Allora, il pregiudizio è, secondo me non c'è solo in Romania, c'è un po' dappertutto che questi mestieri manuali, no, sono un po'... come dire, sembrano un po' eterei, un po', cioè... sotto sì. l'idea del mestiere intellettuale, certo, tutti i genitori che usa ci il cervello, vedere. Il computer, eccetera, eccetera. Però in realtà, se guardi adesso, gli artigiani e quelli che riescono a vendere, a mantenersi, non so se ce la fanno senza avere appunto anche un'educazione. Eh certo, perché conta. Certo. Sara, te è capitato lo stesso? Che reazione hanno avuto i tuoi genitori? Ma vai a lavorare in banca, no? Allora, mio padre sperava trovassi cure mediche, facessi la biologa, mia madre voleva che facessi l'avvocato, c'era una disperazione sin dall'inizio. Quindi neanche tra loro erano d'accordo? No, assolutamente. Ma cioè il tuo lavoro lo vedono come qualcosa di... Ci è voluto tanto tempo, cioè prima che potessero accettare che effettivamente è un lavoro, perché lì per lì, quando a 18 anni vuoi fare l'assistente stylist e lavori, ti fai un mazzo così, guadagnando zero, questi si guardano e dicono: mia figlia finirà in marrone, è la fine. Mantenuta anni e anni di studi buttati nel cesso e ci ho messo un po'. Certo. Senti Ela, un'ultima domanda. Tu hai uno store, abbiamo detto online, vorresti avere mai uno store fisico, vero, reale? Certo, il sogno di ogni stilista, di ogni start, diciamo, avere una bottega fisica, perché no a Milano, perché no, è la città della moda e vivo qua. No? Magari sarebbe bello, però non si sa quando e... Per ora ho deciso di prendere piccoli di passi. Di concentrarti su, esatto. sul tuo lavoro. Però mi sembra stia andando molto bene, anche perché si va oltreoceano con le creazioni. Giustamente. Brava Ela, complimenti. Ti ringraziamo. Speriamo che vi ringrazio per l'invito e mi ha fatto veramente piacere. Sara, noi ci vediamo quando parleremo di stile. Esatto, io comincerò a imparare il cirillico nel frattempo, appunti, così Andres, mamma mia. Per sentirmi più a mio agio. Noi invece ci vediamo tra poco con i gemelli diversi e continuiamo a parlare di pause e di riflessioni. 16 e 13 minuti esattamente in questo momento. Siete tornati a Occupy DJ, io sono sempre Andres, lei è Valentina e da quella parte invece ci sono i gemelli diversi. Benvenuti! Grazie. Ciao, bentornati nel mio caso, perché io c'ero già l'anno scorso. Ci siamo visti 3-4 volte l'anno scorso. Sì, esatto. Eravate venuti a presentare tutto da capo, il vostro album, ora siete in tour, è quasi finito il tour, sì. È giusto? Da quando ci siamo visti abbiamo fatto tantissime date che sono andate veramente tutte benissimo, abbiamo fatto sold out nei club e quest'estate abbiamo fatto... un giro per quanto riguarda la tranche estiva che è andata veramente molto bene, quindi tutto da capo ci ha regalato grandi soddisfazioni. Ringraziamo. Grazie. Ringraziano. Oggi stiamo parlando di pause di riflessione, non a caso, tra l'altro, perché è notizia proprio di questi giorni che volete prendervi una pausa di riflessione. Ah sì? Cos'è, una scusa questa? Non avete detto niente. Una pausa dalla riflessione, cioè dal riflettere, smettere di pensare, questo sì.
Guarda, arriviamo da 15 anni dove veramente non ci siamo praticamente quasi mai fermati. Abbiamo tutti più o meno una certa età. Io ho famiglia, io no. Quindi insomma. Dicono parla per io ho varie te, famiglie. Tu hai varie famiglie. Cioè, insomma, gli interessi variano, no? Tornando sul discorso serio, i gemelli hanno sicuramente bisogno di fare anche altro nella loro vita. Come ti dicevo prima, sono 15 anni, insomma, che rompiamo le scatole. Concerti sicuramente non ne faremo per un bel po', quindi queste due date che daremo sono sicuramente l'ultima occasione per vederci live tutti insieme e per salutarci e per dirci quello che ci vogliamo dire. Insomma, non ne voglio fare un funerale, però insomma, ne voglio fare una festa. No, infatti poi la facciamo quasi finita, diciamo. No, beh, quindi ma cogliete l'occasione voi, dove siete? Il 23 novembre all'Atlantico di Roma e il 2 dicembre all'Alcatraz di Milano, appunto per vedere i gemelli diversi, e ci salutiamo. No, non anche per perché sempre, però. È un arrivederci. Come diceva THG, esatto, non deve essere un funerale, è una festa. Noi vogliamo celebrare, festeggiare i vostri 15 i nostri primi 15 anni. Faremo una reunion, esatto, quando avremo 65 anni. Zio, quindi tra niente, tra non si riesce a rimanere seri per più di 20 secondi. Eccoci qua. Bene, allora noi facciamo così, sì. Dobbiamo leggerne alcune, no, le leggiamo niente, più tardi. Perché poi abbiamo anche delle domande che ci hanno fatto i nostri occupiers, perfetto, per voi, e dopo le leggiamo. Nel frattempo ci vediamo per farti sorridere, poi torniamo qui. Sta funzionando l'hashtag GDV Occupy DJ. La 15 Pegus anni non bastano. No, stavo dicendo, la Pegus ha problemi nel capire gli hashtag, perché non ha Twitter e quindi insomma rimane un po' spesato. Antica. Va bene, anch'io ho Twitter. Problemi, non Twitter. Anche tu non hai Twitter. Anche io non ho, ma nemmeno Facebook. Ma ti va? Io non ho nemmeno il cellulare. Io sono ancora col numero. Il telefono quello che gira. Sì, quello. Che non riesci mai a capire che numero. Esatto, quello. Bene, allora abbiamo visto per farti sorridere che è estratto dal vostro album, l'ultimo che è uscito tutto da capo. Hai detto è andato molto bene il tour. Prima stavate un po' scherzando, ma non abbiamo capito. È una pausa di riflessione, nel senso che è un addio definitivo oppure no? Ma perché bisogna saperlo adesso? Chi lo potrà dire? No, beh. Dai, siate seri. No, facciamo uno statement. Vero, dai, non faccio io. Seriamente, serio. Cioè, gli AD non sono mai definitivi. Prima cosa. Onestamente, come ti ripeto, abbiamo bisogno di tempo per fare anche altre cose. E questo momento forse è il momento giusto. Onestamente, dopo 15 anni, non mi ricordo quanti di tema che la memoria è contabile, storica, quanti dischi abbiamo fatto. Abbiamo fatto 7 dischi, di cui un greatest. Anzi, 7 più uno che è il greatest, quindi 8. Alla fine, quindi tanta roba. E concerti mille milioni dappertutto, no? Veramente. Abbiamo suonato dalle discoteche agli stadi, quindi siamo stati dappertutto. Quindi è un modo anche per ringraziare tutte le persone che in questi 15 anni hanno permesso tutto ciò, perché non è facile. Secondo me è molto più facile riuscire con un singolo, arrivare in vetta alle classifiche. È molto più difficile rimanere, e rimanere per 15 anni. Nonostante un mercato della musica che cambi completamente. L'abbiamo visto cambiare nelle nostre mani, quindi quando siamo usciti nel 98 i cari dischi si vendevano ancora parecchio. Al giorno d'oggi abbiamo visto che il nostro primo disco è uscito in vinile e musicassetta. Musicassetta e CD. Faccio capire. Abbiamo visti di supporto. Quanto siamo vecchi. Le cassette quelle grosse. Quando è uscito il nostro primo disco? Nel 98. Lei mi sa che non era ancora nata nel 98. Quando è uscito il nostro primo disco? Era un complimento. Complimento a una signora. Io l'avevo capito. Era piccina. La ragazza flirta. Invece avete pensato a qualcosa di particolare per i concerti che avete in programma per le due date? Innanzitutto saranno due show totalmente diversi da quelli che sono state quelle della tournée appena fatta, sia quest'estate che nella parte a marzo, perché abbiamo totalmente stravolto lo show. Vogliamo fare appunto uno spettacolo inedito. Ci saranno un po' di ospiti che però non ti svegliamo, perché sennò non sarebbe almeno una sorpresa. Io almeno un paio posso dirli, scusa. Dilli. C'è un po' della nostra crew, della nostra famiglia, Spaghetti Funk, quindi qualcuno della Spaghetti Funk verrà a trovarci. Famiglia, Spaghetti Funk, un certo J-Ax. Non volevo dirlo. Non volevo dirlo. Devi dire solo le iniziali. Chissà perché era prevedibile. Saranno comunque persone con cui abbiamo collaborato negli anni, certo, insomma, con cui appunto ci fa piacere fare questa festa, questa celebrazione. Forse. Forse che viene Eminem. Forse, non sono sicuro. A me è appena arrivato un tweet del Papa che lui vuol venire. Seminiamo il dubbio, così. Steven Tyler, forse. Voi sarete ovviamente super emozionati per queste due date.
Ma ormai beh, sono, dai, lo so, però no, essendo però Roma è una essendo città che ci ha sempre regalato sì, dei grandi show e insomma parte del nostro zoccolo duro è ben presente a Roma, e poi Milano è la nostra casa, quindi è lo show in cui ti vengono a vedere le famiglie, tutti i tuoi amici. Forse c'è più tensione lì, no? Perché davanti ai familiari. Sì, comunque sono due show appunto importanti che sentiamo sulla pelle, sia per la città di Roma che per Milano. Quindi una nostra, poi essendo gli ultimi due, sono sarà no, certo, appunto per quello che lo ripetiamo, no, ormai è stato anche quando cerchiamo di essere ridiamo, ridono, ridiamo nel tutto. Ma è vero. No, essendo gli ultimi due, ci congediamo dal nostro pubblico, quindi vuol ribadire dove sarà siamo una cosa. Vuoi ribadire? L'abbiamo già ribadito mille volte. Ma no, ripetilo, non è mai abbastanza. Saremo il 23 di novembre all'Atlantico di Roma. Bravo. E il 2 di dicembre, lunedì 2 dicembre, all'Alcatraz di Milano. Dai, non fate bravo così, che poi sembra che vi dividete perché litigate. Litighiamo tutti i giorni. Ma così quando andiamo d'accordo. Vi volevo chiedere, com'è cambiato in 15 anni il vostro rapporto umano invece? Tra noi quattro, sì, in generale con gli umani. Il mondo, all'esterno. È cambiato anche quello. Beh, ma cambia come cambiano tutte le cose. Noi abbiamo iniziato a fare questo mestiere bellissimo in un momento in cui in realtà eravamo ancora dei ragazzini, ma veramente ragazzini, anche se magari anagraficamente non lo eravamo già più. Ci siamo accorti che in realtà sia i nostri modi di fare che i modi di pensare erano ancora tutti da cambiare. Te ne accorgi quando arrivi io alla veneranda età di 40 anni suonati questo ottobre. Mi sono accorto di essere cambiato negli ultimi 10 anni, per esempio, già 4-5 volte. Sono già un'altra persona rinata, morta e rinata. 2-3 giri della morte. Sì, sì, assolutamente. Beh, ma questo mestiere ti dà l'opportunità di incontrare e conoscere un sacco di umanità. Non solo le persone che vengono ai tuoi concerti, ma per esempio la signora che ti ha servito la pizza la sera prima in pizzeria. Quindi le esperienze sono moltiplicate rispetto a chi non fa questo mestiere, perché proprio sei una calamita per la gente. Ogni occasione è un'occasione per essere a contatto con qualcuno, e onestamente magari i 40 anni iniziano a essere un po' 60, no, a livello di esperienze. Quindi spero di essere un pelo un po' più saggio. Loro lo sono sicuramente. Sì, sì, sicuro. I 40 sicuro sono i nuovi 60. No, i 40 sono i 30. Forse no! Ho capito! Non la devi dire! No, per dire quello che hai detto tu. O anche sono i nuovi 60. O anche i 40 sessantenni. Il 40 è il nuovo nero. Allora, rivediamovi ragazzini, esatto, nel vostro ragazzini primo successo. Del e poi torniamo qui. Che effetto vi fa rivedervi in questo video? Appunto, lui non era lui. Lui non era lui, giuro, capelli, cioè non avevo i capelli. Ma eravamo zero, incoscienti, eravamo inconsapevoli. No, sì, davvero, no, onestamente. Era il primo video, quindi era tutto a venire, non sapevamo cosa sarebbe successo. Io però mi ricordo ancora come se fosse ieri. Siamo andati ieri noi a prendere, esatto, a fare proprio il video a Novi Ligure. Madonna. Noi alla guida di un ducato, di quelli da la giornata, questi assistenti da lavoratori mattutini da Bergamo. Lo vedi così, è tutto sì, serio, cioè una certa atmosfera il video. Invece in realtà appunto per noi primo video era serio, proprio così, arrivati 6 del mattino con un furgone. Andiamo. Gente che ti tirava le foglie in faccia, sai, perché in realtà quelli effetti speciali sono quelli. Dunque bello, un po' bello. Arrivato il momento allora di fare dei bilanci dopo 15 anni, com'è andata questa esperienza? Benissimo. Ma abbiamo fatto praticamente tutto in 15 anni, abbiamo fatto tutto il possibile in Italia, al Festival Bar, siamo arrivati a fare il Festival di Sanremo, siamo stati veramente su tutti i magazine possibili e immaginabili, sono falliti tanti. Noi siamo dalle stalle agli stadi. Abbiamo suonato anche tanto all'estero, abbiamo avuto la possibilità di suonare a Toronto in Canada, siamo andati in Sudafrica, abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Svizzera, quindi, Germania, Olanda. Svizzera, Germania, sì, Nord Europa. Quindi non c'è niente che non fareste se tornaste indietro. Che non rifaremmo? Sì. No, che non rifaremmo assolutamente no. Che faremmo non lo so, perché la musica è veramente cambiata talmente tanto che gli spazi per la musica sono talmente diminuiti che cosa c'è ancora da fare? Hanno tolto tutto praticamente, quindi paradossalmente diciamo che adesso che il mercato è più libero ci sono meno spazi dove proporla la musica, in effetti. Purtroppo soprattutto proporre la musica dal vivo. Noi quando abbiamo iniziato c'erano molti programmi dove tiravamo la possibilità di andare proprio a suonare dal vivo, cosa che adesso mi sembra che sia veramente limitati. Però ogni tanto voi qua al programma che arriva dopo li vedo che i ragazzi che suonano. Sì, questa cornice tra le 15:30 e le 17 rimane. Vediamo allora le domande che ci hanno fatto i nostri occupiers per voi. Vediamo questa da Twitter. Hey Steve Meister dice: qual è stata la canzone che sentite più vostra, quella che vi rispecchia di più?
domanda, dai, okay. È troppo difficile, sì. Non ce n'è una. Poi noi siamo in quattro, ognuno c'ha la sua e va a periodi, perché... potete dire ognuno la sua, dai, al siamo momento. Bruciapelo, veloci. A periodi, quindi devi dire 100. Guarda, io posso dire una che non volevo mettere nel disco, sì. In reality show, se non mi sbaglio, che è Fotoricordi, non volevo nemmeno metterla nel disco, e invece quando la faccio dal vivo mi emoziona ancora parecchio, quindi... Questa è buona come risposta, vale, vale. Io mi sono esposto. Vabbè, vale, gli altri sono pensieroni, c'è in difficoltà. Passiamo alla prossima. È scontato dire Mary, un attimo, ancora scontato. Vedi, quindi non lo diciamo. Non altra domanda, c'è Vanessa che chiede: perché non ci avete detto niente? Abbiamo dovuto saperlo prima dagli altri. Vi amiamo, vi sosteniamo, non meritiamo rispetto? Ma cosa? Niente riguardo cosa? Della pausa di riflessione. Allora, onestamente ci sembrava freddo scrivere un post su un social e non metterci la faccia nel momento in cui lo dici. La prima occasione è stata la vostra, vi ringraziamo ancora. E veniamo ancora una volta per primi, esatto. Vai, schiaccia, vai. Allora, andiamo. Quindi onestamente spero di aver risposto dando rispetto che meritano, cioè, esatto, ovvero, cioè. Se avessimo scritto prima degli altri che hanno fatto uscire la notizia, signori... ci prendiamo una pausa, non sarebbe stato ancora più brutto, più freddo, forse, e meno rispettoso nei loro confronti? Attraverso un tweet, lo poi stiamo facendo ufficialmente adesso, massimo appunto, 140 proprio nel loro rispetto. Molto bene, io ho notato l'unica cosa particolare dell'intervista, che ogni volta che dico pausa di riflessione THG attacca a parlare. Qualcosa, no, perché, che ti no, perché so che è il vostro è, insomma, è il topic della puntata, però non matcha, perché... Non è una pausa di riflessione. Quando uno invece prende una pausa di riflessione, in teoria vuole staccare da questa cosa qua. Non è così. Infatti qualcuno ha erroneamente titolato I gemelli diversi, due concerti e poi l'addio alla musica. Noi sì. Ci ridiamo da quando l'abbiamo letto, perché abbiamo detto, cosa vuol dire? Cancelliamo i canali, sì, io sì, canali la, musicali, tematici, musicali, io cancelli tutto quello che hai fatto in 15 anni. Cioè, questa cosa qua, io faccio musica tutti i giorni, continuerò a farla, quindi questa cosa qua mi stride un pochettino. Ritorna il discorso del bilancio di prima. Bilancio, siamo ancora qui a vivere della nostra musica, a fare quello che ci piace, a esserne felici e divertirci, quindi bilancio super positivo. Il resto è contorno. Era solo per noi. Io faccio così perché dico, no, in realtà è di riflessione. Pausa non è un problema, pausa vuol dire... Ricomincio prima o poi. Arrivo. Intendo dire i concerti dei gemelli diversi, certo. Perché poi le cose, se non finisci le frasi, diventano tutt'altro. Questo il non detto viene tra le ragazzi, vi dobbiamo salutare perché siamo di corsissima. Siamo anche un po', vero? Sì. Grazie mille, in bocca al lupo per i concerti. Grazie a voi. Grazie, a voi. Grazie ragazzi. E di Roma. Già, chi ha vinto? Il regalo dei Muse. Mannaggia. Come si chiama? Giordano? Marco Giordano. Marco Giordano. Marco Giordano. Complimenti, bravo, ti sei accaparrato i biglietti per il live concerto. Più un concerto dei news. Sì, film, concerto, live, tutto. Ciao ragazzi, ciao, grazie domani, ancora. Ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao, ciao zio.